poi abbiamo detto avanti sì. Matteo, Matteo! Ci sapeva la maglia bianca. Come cammina? Alla signora che sta alla accanto a servire con la maglietta con la polpa. Penso che è il papà quello, no? In mezzo così. Sì, questo qua come sta salvando? Ministro? Ministro? Conto subito. Ministro, buongiorno. Calma. È commosso, ministro. Adesso lo prometto di giustizia. Puoi riportare in vita nessuno, puoi promettere giustizia. Mi rifiuto di pensare al fatto che fra qualche anno questi quattro infami passeggino per il paese, quindi indietro non si può tornare, si può tornare avanti. Ci sono due fratellini, ci sono le famiglie, ci sono i compagni di scuola e poi ci sono delle persone che devono andare in galera perché se uno guida a 160 all'ora, drogato, ubriaco, la strada stretta e fa saltare le gambe ad un bambino, può stare tranquillo per qualche mese o qualche anno in carcere e poi tornare a casa. Quindi quando parlo di riforma della giustizia parlo di vita reale, questo, perché stando alle leggi di oggi sto infame fra 5-6 anni passeggia per Ragusa o per Vittoria, gli altri già lo stanno facendo perché dicono che vanno a ballare, che vanno a bere, però spero che questo doppio sacrificio svegli la comunità, perché qua c'è una connivenza, un'omertà, una paura, un silenzio, una complicità che ho trovato in poche altre zone d'Italia. Sono stato a Locri, sono stato a Corleone, sono stato sull'Aspromonte. Ma cosa fare? Qua è bestiale, qua è dar coraggio a quelli che rispettano le regole. E adesso mi attiverò oggi pomeriggio al Ministero, ringrazio il commissario, ringrazio il prefetto, ringrazio il questore, ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio quella piccola parte di società civile che si fa sentire, e qua c'è da portar via anche l'ultimo paio di mutande a questi delinquenti. Perché questi stanno. Ministro. Sì, questo sì, sicuramente, però. Se non reagisce la comunità, tu puoi mandarne anche 500 di poliziotti, ma se poi per paura uno gli appalti li dà a questi delinquenti, i trasporti li dà a questi delinquenti, i funerali li dà a questi delinquenti, la frutta la vende a questi delinquenti. Però ho dato la mia parola a mamma e papà che ogni settimana ci sentiamo e mi vedrete spesso a Vittoria. Poi magari non faremo i miracoli, però... Alessio e Simone possono essere quelli che... Ma raggiù, è salito. Ministro, è paura o forse mancanza di senso di libertà? Tutte e due. Però prima bisogna sconfiggere la paura. Perché se ci fosse una comunità con migliaia e migliaia di mamme e papà che reagiscono, e allora l'azienda dei genitori di Simone e Alessio sarebbe una delle prime aziende del paese, e l'azienda marcia di quegli stronzi non avrebbe neanche mezzo appalto o mezzo cliente. Purtroppo ad oggi è il contrario. E quindi io spero che... Beh, no, il ministro non deve sperare, il ministro fa. Quindi tornerò con indotto e forze dell'ordine, però nella coscienza della gente non ci posso entrare io. Mi auguro che nella coscienza di mamme, papà, clienti, fornitori e colleghi, quello che non oso neanche immaginare si sia vissuto quella notte, vada oltre il business. Ministro, andando alla politica nazionale, lei ha chiesto più di cose. No, fatemi parlare, posso solo a Conteglia, io poi adesso vado a Catania, prendo l'aereo, nel pomeriggio sarò a Roma. Cosa si aspetta oggi a Roma? La crisi, la sfiducia, le emozioni, Renzi, però mi chiedo solo la cortesia di parlare di questo da oggi pomeriggio. Non voglio passare un po'. Ok.
inquinare questa mattinata impegnativa con altri tipi di ragionamenti. Ci sono due mozioni, se il Senato calendarizza la sua prima. Ne parliamo da stasera in avanti. Cosa ha consegnato ai genitori? L'immagine sacra? Ho segnato una medaglietta della Madonna di Medjugorje e poi il mio impegno, che non posso considerare. Lei è molto provato oggi. Insomma, io ho due figli. Cioè, poi l'incidente ci sta, per carità, ma non così. Ci sta in bicicletta, ci sta sulle strisce, ma non che sei seduto su un gradino e c'è un coglione drogato, tossico, ubriaco, infame, maledetto, lui e chi lo protegge che scende a 160 all'ora con un'auto all'ultima moda. Mi vergogno per chi l'ha messo al mondo e per chi lo copre. Mi fa schifo questa gente, mi fa schifo. E ringrazio Paolo Borrometti e ringrazio coloro che sono in trincea, che non devono sentirsi soli, appunto. Quindi spero che questo sacrificio ingiusto svegli qualcuno che adesso magari si sta bevendo una birra da qualche parte in paese. Poi so che stanno cercando di ripulire il mercato ortofrutticolo, stanno cercando di ripulire il settore dei trasporti, delle pompe funebri, dell'edilizia, insomma ci sono tutto. Ministro, lei dice premio, quindi ci saranno anche, immagino, da parte sua. L'ho sciolto io questo dossier, abbiamo sciolto noi questo dossier. Il lavoro l'ha fatto in niente, No, per carità di Dio, però la responsabilità ce la si è presa, ho parlato col questore. Servono più uomini e donne, sicuramente. Ovunque io vada in Italia, in qualunque questura, mi chiedono ovviamente più uomini, donne, mezzi e telecamere. Diciamo che fra Vittoria, Gela, Niscemi, Pachino, qua avremo un'attenzione doppia, perché qua la situazione è molto più complicata rispetto ad altre zone del paese. Quindi se posso adesso prendo l'aereo, spero. Cose, ovviamente questa è un'attenzione particolare, fatto salvo che ovviamente anche con 500 poliziotti, se tu hai un cretino drogato e ubriaco che si sente impunito, che poi aveva accoltellato, ma se uno accoltella uno con 50 persone, se uno di quei 50 avesse parlato staremmo parlando di un'altra storia, però se qua ripartiamo dalle scuole, qua ripartiamo dal nuovo anno scolastico, ripartiamo dall'inaugurazione dell'anno scolastico, ripartiamo dalle parrocchie, ripartiamo da quello che c'è, perché mi rifiuto di pensare che su 70.000 persone ci siano 70.000 complici, non è possibile che sia così. Ministro, oggi Di Maio l'ha definita traditore. No, e le ha detto anche buon ritorno ad Arcore Dudù. Va bene, come mi sembrano lontane queste polemiche da questa mattinata, quindi non interessa. Chi resta col cerino in mano? Lei o Conte? Lei tornerà qui con che ruolo, come ministro dell'interno? Questa mattinata ero da ministro in comune. Grazie. Buon lavoro Gioia, ciao. Ma che